Mary Mazza, responsabile provinciale del mini basket, questa sera al Pala del Mauro c'è la festa del mini basket organizzata assieme alla Citygas Scandone Avellino. Un evento importante con la presenza di tanti bambini. Sì, in effetti anche quest'anno la Citygas Scandone Avellino ha inteso organizzare la festa mini basket in collaborazione con il Comitato Provinciale. Un evento che si ripete oramai da tantissimi anni ed è veramente un piacere perché far giocare i bambini, in questo caso i bambini delle annate degli Scoiattoli e delle Libellule, con i giocatori della Citygas penso che sia davvero un qualcosa di eccezionale. Quante squadre sono presenti questa sera? Quante società hanno aderito? Hanno aderito i 13 centri di Avellino e provincia. Più o meno l'invito che è stato rivolto ai centri mini basket ha coinvolto nella prima parte iniziale ovviamente circa 140 bambini. Sicuramente stasera, un po' per le recite, un po' perché i malesseri di stagione non saranno presenti tutti, ma sugli spalti vedo che c'è già una forte presenza di bambini ed ovviamente ringrazio gli istruttori per averli accompagnati. Questo è anche un modo per i bambini, per le famiglie e anche per le società di avvicinarsi allo sport e a questa società di basket della Scandone che è comunque in Serie A da 16 anni. Sì, sicuramente, questa è una bellissima iniziativa perché voglio dire, si spera che dopo una giornata come oggi i bambini si appassionino in modo particolare e sempre di più a questo sport. È anche un invito ai bambini, ai genitori di venire al palazzetto ogni qualvolta la Citygas gioca in casa e perché no, fare anche il tifo stando a casa quando la Scandone calca i parquet non della nostra città. È un'iniziativa bellissima perché fa avvicinare i bambini allo sport, fa avvicinare bambini a quelli che sono gli idoli loro, perché i bambini e nel vedere Green e nel vedere tutti i giocatori della Scandone che tendenzialmente si sono avvicinati a questo sport. Francesco Cavaliere, responsabile del settore giovanile della Scandone Avellino. Questa sera si festeggia il mini basket, il Natale del mini basket con tante società di Avellino. Sì, siamo molto contenti di ospitare a questa festa di Natale tutte le società di Avellino e provincia del mini basket. Per noi è motivo di orgoglio perché comunque il mini basket è l'inizio dell'attività giovanile di un bambino. Cosa farete con i bambini del mini basket? Stasera i bambini avranno l'opportunità di essere insieme ai giocatori della prima squadra a fare dei giochi insieme a Mary Mazza che li guiderà. E avranno l'opportunità, oltre a giocare, poi di farsi firmare autografi e di fare foto insieme agli atleti della prima squadra. È anche un momento di aggregazione, di stare tutti insieme e di fare tutti insieme a Scandone. E di aggregazione, soprattutto in questo momento importante, veniamo da due vittorie, di far sentire il calore della piazza alla squadra e quindi stare insieme ai loro beniamini che oltre a vedere la domenica in campo, di avere l'opportunità di stare da vicino.